Quello che vedrai è colpa di Nico. Oh, le risaie. Allora, non so, ma vedo dei pillaroni che potrei anche... Oh no. Tutti ragazzi, mi trovo nella Pixel, non sono appena entrato sul server e il buon Wither mi ha detto Maruco Recca. Non so altro, sono fermo a quelle due paroline. Intanto salutate YouTube ragazzi. Ciao. Ciao. Allora, ma perché io mi muto apposta? Ma no Vicky, lo sai che la Pixel non va così, le clip quelle belle. Allora signor Wither, mi dica lei, intanto io sto da solo sul server, perché mi ha detto di... Perché lei deve reccare? Lei dov'è in questo momento? Ah, io sono a Porto Algepoli, ok? Ho paura, mi ci accompagna lei, mi fa da tom tom nella mia città, signor Wither. No, appena entro io. Ok. Cioè, appena entro io, lei si deve tippare a Cenerid. Perfetto, in tutto ciò, ragazzi, potete vedere la piazza di Porto Algepoli, gli spoiler, quelli belli. In realtà questa è una città che sta sorgendo, ma la vedrete nei prossimi episodi, al momento non dico altro. Quindi, io mi appropinquo, pensate un po' il Treccani che esce dal mio corpo quando sto sulla Pixel. Aspetti, non si tippi. Non mi tippo. Non si deve tippare, non si tippi perché sono nel luogo incriminoso. Ok, io sto sulla costa. Perfetto, si può benissimo tippare. Non ho capito. Ah, in tutto ciò, ragazzi, abbiamo beccato una clip dove tutta la mia squadra è morta. Cheat, le cose belle, professionali della Pixel. Allora, posso tippare? Posso andare a casa mia? Mi dà il permesso di andare nella mia città? La ringrazio. E in tutto ciò, vedete anche gli spoiler dei prossimi episodi. Con i ponti. Un cartello. Tutto quello che vedrai è colpa di Nico. Oh, le risaie. Allora, non so, ma vedo dei pillaroni che potrei anche... Oh, no. Ho paura di sapere il perché di tutto, ragazzi. Allora, parliamone, facciamo un discorso di quelli belli. Allora, la 2.4.1 nel changelog riporta una frase abbastanza emblematica del tipo: vi ricordate i Pokémon di Halloween? Ecco, abbiamo fissato il tutto. Il buon Nico, povero Nico, ha fatto un video e non funziona. C'ero anch'io. Ecco, e probabilmente questa è la risposta a tutto. Ma hanno griffato, tra virgolette, la città per incompetenza nello spiegare. Non ci si prende gioco di Ender. Ecco, e lo sapevo che era così. Lei non va di al magazzino, non ci va. La Befana non ha portato dolci. Il mio orto delle ghicocche nede raccoso, ragazzi. Dopo Petaloso questo può accompagnare solo. Posso tipparmi, Mario? Assolutamente, certo. Anzi, mi illustri ciò che avete combinato, signor Wither. Salve. Quindi, signor Wither, mi faccia da Tom Tom. Mi dica cosa m'avete combinato nella mia città. Forza. Allora, le faccio da guida turistica. Sì, ho paura. E intanto, allora, quanto è carino il cappello, se posso dirla tutta. Mi dica. Grazie, molto gentile. L'ho rubato dalle sue casse, pensi? Non avevo alcun dubbio. Dica. Allora, se lei... guarda davanti a lei. Ok. Buon Halloween da Ender. Beh, ci sta, All'8 gennaio mi pare il minimo. Ok. Ma non è finita qua. Mi spiace. Guarda, c'è anche un Sableye raro che è venuto a notare i disastri, quelli belli. Mi dica. C'è questo, no? Questo. Poi, se lei comincia a seguirmi, vedrà un ponte molto rosso. La sottile linea rossa. Esatto. Ecco. Poi, se lei gira, salve. Viene verso di qua. Ah, ok, no? la seguo. Può trovare un bellissimo... The Den. Sì? E non ci si prende gioco di Ender, ovviamente. Esatto. Detto, giustamente. Ovvio. Poi, quello che l'ho fatto io, perché io sono stato più bravo... Ah, quindi lei mi è complice. Certo! La Befana non ha portato dolci. Se lei entra, le ho rotto Cenerede, le chiedo scusa. Ah, oh, ma si figuri, guarda. Se lei entra, noterà un po' più di item. Almeno lui è la città. Palle di neve. Vicky, ok? Diorite, che è la cosa che ho pensato appena ho visto la città. Ho pensato subito, Diorite. Poi abbiamo la cobblestone, poi abbiamo le zucche, le lanterne, le pelli.
Una pala di ferro, la tristezza. Vabbè, ok, andiamo pure avanti, grazie. Poi, no, ne ha due. Wow, si comincia a migliorare. Poi, direi di accingerci ad andare verso la zona più incriminosa di tutte. Ah. E il danno maggiore glielo farò vedere dopo. Ah, bene, che è uno spettacolino a puntate. No, di capitolo in capitolo peggiora la storia. Ottimo. Pensi che il danno peggiore gliel'ho fatto io con le mie mani? Allora, qua in realtà io stavo preparando la base di un albero che poi è diventata una forma di cui non posso parlare perché altrimenti YouTube si arrabbia. Però capite bene a cosa mi riferisco. Ecco. Uso la survival... Maru Birbante. Ok. Andiamo avanti. Sì. Poi vedrà un ponte molto rosso. La prossima volta voglio la luna piena. Cheat. Ma ragazzi, ma e gliel'ho scritto io. Ma io ho fatto anche un video al riguardo più di un anno fa su questa roba. Io li ho trasformati i miei Pokémon in forma Halloween. Ecco. Mico, non è colpa mia. Poi se seguiamo il nostro questo bel sentiero fatto da me, il parkour, arriviamo. Buon Halloween, certo. Qua. Ma se lei entra, credo che qua non ci sia nulla. No, non è qua. Guardi. Andiamo alla zona incriminosa. Quanti blocchi avete usato? Pronto? Allora, ti parla. Vada. Aspetta, dica. No, aspetta, fuga. Ok, dai, guarda un po' queste altre robe, va? Buone feste, buon 31 ottobre. Ok. Ecco, ora lei è pronto a vedere il danno maggiore. Ecco, ma avete già messo male. Ecco. Lei sa il suo magazzino, no? Sì, che è quello inesistente perché il buon Simo ha provveduto a distruggermelo. O meglio, no, in realtà svuotarmelo, in realtà. Visto che era già vuoto, io e Nico abbiamo ben pensato proprio di levartelo completamente. Il mio Blastoise non è di Halloween. Ma la tristezza. Ma è ridotto tutto a due blocchi. Ragazzi. Ma come? Ma anche meno. Beh, che dire, ragazzi, oltre a terminare Cenerida in tutte le sue forme, dovremmo rimetterla in ordine. Beh, a questo punto, pensate un po' che in tutti gli episodi vedete una città diversa. Quale altra serie va così, ragazzi? Guardate. Bene. Ovviamente faremo i conti con il buon Ender Nico, che in realtà, più che nero e bianco, nella sua Boreduopoli gli farò vedere 50 sfumature di grigio. Sappiatelo. Quindi la ringrazio, signor Wither, per la bella gita nella mia città, o meglio, quella che era la mia città a questo punto. Stento a riconoscerla. Direi che ci vediamo molto molto presto. Le do l'appuntamento ai prossimi episodi, perché probabilmente ci rivedremo, faremo delle cose. In tutto ciò, ragazzi, ci vediamo nella prossima clip, dove spero che con tutte queste zucche esca fuori almeno un passato di verdure, perché altrimenti siamo messi malissimo. E ragazzi, è passato un po' di tempo. I nostri simpaticoni di turno, guardate un po' cosa mi avevano messo in giro. Quasi 3 stack, anzi quasi 4 stack di netherrack, un sacco di zucche. E in tutto ciò ne approfitto per farvi vedere che è spawnato un mega ondum e ho preso l'ondumite. Quindi finalmente possiamo anche vedere la mega evoluzione. Anzi, ve la faccio vedere, ragazzi, se riesco, Dovrei fare qualcosa del genere. Ok, e dovrei poter cambiare la mossa. Eccolo qua, ragazzi, vi faccio vedere la mega evoluzione, se riesco. Eccola qua, ragazzi, abbiamo il mega ondum. Pian piano cercheremo di prendere le pietre evolutive. Nel prossimo episodio resteremo a Cenerida, ragazzi. Ve lo dico già, purtroppo non si può cavalcare, ma è bellissimo il nostro ondum, mega ondum. Dicevo, nel prossimo episodio continueremo a buildare Cenerida, perché voglio aggiungere delle cose personali. Avete infatti visto che il mio obiettivo principale era cercare di fare una città coerente con quella del mondo Pokémon, ma pur sempre è la mia Cenerida. E ho anche trovato una storia che in teoria giustifica tutte le cose che andremo a fare. Ma vedremo tutte queste cose nel prossimo episodio. Con il tramonto della nostra Cenerida vi dico che per questo video è tutto. Ringrazio il buon Nico e il buon Wither per avermi lasciato un po' di netherrack a giro. Ci prepariamo a buildare delle cose molto particolari nel prossimo episodio, ma non vi spoilerò nulla. Vi do solo l'appuntamento alla prossima, sperando che questo video vi sia piaciuto. E se così, vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi lascio come sempre qua sotto in descrizione i link di tutti i canali che partecipano alla Pixelmon e il sito di Game Hosting che ci offre il server. Io vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!